Sandro Di Girolamo, presidente della FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, che torna in Abruzzo, ma non per un'iniziativa di carattere sportivo, ma sociale, la cena al buio. Sì, questa iniziativa è veramente unica ed è una cosa che è da tanto tempo che volevamo farla e finalmente siamo riusciti a realizzarla. Sono molto felice perché qui andiamo oltre lo sport, andiamo sul sociale. Sport e sociale, come ho già detto, si uniscono molto bene e la federazione è sempre stata attenta non solo allo sport ma anche al sociale. Questa sera è la cena al buio che per la prima volta la riesco a fare anch'io e sono ben felice di farla. Abbiamo con noi i nostri partner che veramente è un orgoglio far provare un qualcosa del genere. Abbiamo tante persone che sono venute questa sera e spero di poterne realizzare anche delle altre in altre regioni. Leila Di Giulio, assessore alle politiche sociali del comune di Francavilla. La FISPIC in collaborazione con l'Univoc L'Aquila ha organizzato proprio a Francavilla una simpatica e originale iniziativa, la cena al buio, e il comune ha fatto sentire la propria vicinanza. E noi siamo davvero felici di questa iniziativa che è per noi nuova in questo periodo. So che ci sono stati altri momenti in cui FISPIC e la comunità degli ipovedenti è stata presente soprattutto a livello sportivo in questa città, ma adesso l'accogliamo davvero con gioia e siamo davvero a disposizione per altre iniziative. È una cosa bella, la città accoglie ogni iniziativa afferente al sociale e allo sport.